dalla Corte Costituzionale. Sentitemi attentamente, perché io dovevo vincere un ricorso per i marescialli dell'arma, 25.000. Sono andato a parlare con il presidente della Corte. No, è lui che si deve avvicinare al microfono, il megafono è sempre quello. Va bene, posso? Mi sentite? Questo così? Va bene, mi raccomando, abbi un po' più pazienza. Allora, il presidente della Corte Costituzionale mi disse: sto seguendo il ricorso di questi 25.000 marescialli. E ho detto: hanno ragione, poverini, hanno bisogno di prendere qualche soldino in più. Il presidente della Corte Costituzionale mi ha detto: ha telefonato il capo del governo Andreotti perché e mi ha detto di non fare vincere i 25.000 marescialli da casa. Portarlo un megafono. Vedete questi porci come intervengono? Questi porci come intervengono nei confronti della magistratura? Io ho detto al presidente della Corte Costituzionale una sola cosa. No, perché dopo un po' lei deve scegliere fra Andreotti e i 25.000 marescialli dell'arma. Andreotti sto coglione fra poco se ne va. I 25.000 marescialli dell'arma rimangono sempre. Il presidente si è alzato in piedi, mi ha stretto la mano e mi ha detto: mi saluti i leggendari marescialli dell'arma dei carabinieri, e se ne è sbattuto il cazzo del presidente Andreotti. Bene, io dico ai poliziotti: ricordatevi ragazzi, voi dovete rendere conto di quello che fate al popolo e non a questi cialtroni che momentaneamente sono lì e sono pure abusivi. Perché non fate una domanda, dite? Voi poliziotti, avete circondato tutto noi. Qualcuno di voi vada da questore, scusi, dice questore. Il generale Pappalardo le ha dato un verbale. Ma è vero quello che c'è scritto lì? Oppure non è vero? Perché non chiedete ai vostri superiori se quello che ho scritto è vero o non è vero? Perché, signor colonnello, che stai ad ascoltare, non dici: è vero quello che ha scritto il generale Pappalardo? Io lo conosco. Pappalardo si è laureato bene, è un uomo di legge, conosce bene la legge. Se scrive che quello non è il capo dello Stato, e quello c'ha ragione. Perché non chiedete ai vostri superiori come mai? Come ci possiamo mettere contro uno che ha dimostrato che quello non è il capo dello Stato e deve essere arrestato? Ce lo volete spiegare? E allora dopo che ve l'hanno spiegato venite qui. Spiegatemi se quello è ancora il capo dello Stato. Andateglielo a chiedere. E allora sì che siete i membri di una polizia dello Stato. Se no diventate la polizia politica. Ed è antipatico la polizia politica. Vi ricordo, a cari amici, che la milizia di Mussolini è scomparsa. Finito quel regime, la milizia di Mussolini è scomparsa, è morta. Volete fare la stessa fine della milizia di Mussolini? O volete essere la polizia del popolo sovrano? A voi la scelta. A voi la scelta di dire se volete fare la fine della milizia di Mussolini. O volete essere la polizia del popolo sovrano. Io questa esortazione ve la devo fare. Perché ricordatevi le parole di Antonio Pappalardo. Io ho visto quell'ispettore che oggi mi ha controllato con gli occhi umidi. Era incazzato nero per il controllo che mi stava facendo, che non condivideva. Io vi dico una cosa, attenzione, io mi ricordo delle vostre facce, una per una, perché mi avete ascoltato e io vi ho detto bene come stanno le cose. Se cambia il regime e questi se ne vanno, io mi ricorderò di ciascuno di voi, cominciando dal prefetto Piantadosi e dal questore di Roma. Mi ricorderò di loro. Queste sono umiliazioni terribili che non si possono tollerare. Sono umiliazioni terribili. Vedete, una cosa veramente vergognosa, andare in una scuola e vedere i bambini. Ho parlato con un macellaio che ha 50 anni e mi ha detto: generale, sono preoccupato perché i miei figli ormai, ragazzi, sono abituati ad andare con le mascherine, ormai li hanno bloccati, sono stati istupiditi. Ma che fine faranno questi bambini quando cresceranno? Capite? Che fine faranno questi bambini quando cresceranno? Nessuno ci pensa, nessuno pensa al futuro dei nostri bambini, li stiamo maltrattando. Poi qualcuno mi dice: scusi, ma questa malattia, la prego,
La prego. Già sono senza voce, abbia pazienza.